benvenuto in questo approfondimento. Oggi vedremo come si disegna una parabola. Se vedi questo video è perché sei stato autorizzato da ASAPMAT, perché stai seguendo un nostro corso oppure hai chiesto una parola. Ma bando alle ciance, cominciamo subito a vedere di cosa si tratta. Chiaramente, come sai, se non lo sai, lo ripeto, i nostri video di approfondimento sono come se fossero dei visu, cioè noi scriveremo, io in questo caso scriverò, tutto ciò che dirò, così poi potrai rivederlo tutte le volte che vuoi. Allora, come si disegna una parabola? Diciamo che bastano 5 punti fondamentali. Allora, la prima cosa da fare, io ho chiaramente un'equazione che capisco di una parabola, è capire. Cosa devo capire? Devo capire, da come chiaramente si presenta la mia equazione, se il suo asse è parallelo all'asse delle ascisse oppure è parallelo all'asse delle ordinate. Ok, questo ci dà il senso di dove ci troviamo. Poi cosa devo fare? Il secondo punto invece è trovare, quindi agisco. Chiaro che per il punto 1 devo aver studiato tutti i casi, no? Tutti i casi in cui, non so, la maggiore di 0, minore di 0 e tante altre piccole regole che ti consiglio di andare a rivedere. Qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare le coordinate di cosa? Del vertice della parabola. E come si calcola? Ecco, qui facciamo un piccolo approfondimento rapido, così cerchiamo di fare chiarezza. Allora, la cosa fondamentale è ricordarci due cose, no? Allora, se noi abbiamo praticamente una parabola con asse di simmetria verticale, cosa vuol dire questo? Cioè, in parole semplici, vuol dire che ciò è parallelo all'asse Y. Ok? A questo punto io cosa avrò? Avrò praticamente due indicazioni. Allora, prima di tutto, vabbè, il vertice, però al di fuori del vertice potrei anche calcolare il fuoco della parabola, che avrai sicuramente già studiato. Ma vediamo come si calcola. Le coordinate da dove si ottengono? Semplicemente ricordandoci queste regole. Il primo, meno b su 2a. Il secondo, meno delta su 4a. Se invece voglio trovare il fuoco, avrò chiaramente la prima coordinata sempre uguale. La seconda invece sarà 1 meno delta su 4a. È chiaro che il delta sappiamo tutti che è uguale, quindi ricordiamo che il delta è uguale a b alla seconda meno 4ac. Ok? A questo punto abbiamo visto con asse di simmetria verticale. Adesso invece dobbiamo fare il caso in cui, guardate che mi sono mangiato un pezzettino anche di questo, allora, in cui in realtà abbiamo con asse di simmetria orizzontale.
Io lo scrivo, però chiaramente voi avrete già capito. Cioè, parallelo all'asse X. Oh, in questo caso specifico, io noterò che sarà praticamente il contrario di quello di prima, cioè non cambia granché, nel senso che qui avrò per il fuoco, per il vertice, scusate, avrò delta su 4A e l'altra coordinata sarà P su 2A, e chiaramente per il suo fuoco avrò 1 meno delta su 4A e l'altro sarà chiaramente meno P su 2A. Quindi abbiamo ricordato come trovarli, quindi veramente è veramente molto semplice se vi faccio degli schemi, se li studio, diventa veramente un qualcosa di immediato. Chiaramente dovete fare i calcoli e poi non tutte le equazioni paraboliche sono così immediate nel calcolo. A questo punto però cosa devo fare? Capire, trovare, e beh, devo anche stabilire. Che cosa devo stabilire? Come sarà la sua concavità? Adesso non ve lo scrivo, però in realtà cosa avremo? Verso destra o verso sinistra, se l'asse è parallelo all'asse delle ascisse, verso l'alto o verso il basso, se l'asse è parallelo all'asse Y. Ok, però io consiglio sempre di andare a verificare tutti i casi in cui si può capire, guardando praticamente la nostra equazione, come si comporta. Ok? Ero passato già al 5, ma in realtà ce n'è uno prima. Quindi abbiamo detto capire, trovare, stabilire. Beh, a questo punto è arrivato il momento ancora di trovare, quindi andare nel pratico, trovare che cosa? Le coordinate cartesiane. Almeno una coppia. Oltre il dato del vertice. Ok? E beh, dopo alla fine è semplicissimo perché dobbiamo semplicemente unire il vertice con i punti trovati. Oh, io chiaramente ho detto almeno due coppie, quindi due punti, però più ce ne saranno, meglio è, nel senso che meglio sarà rappresentata, no? Ok, quindi questa è la nostra, diciamo, teoria. Abbiamo visto che abbiamo capire, trovare, stabilire, trovare e chiaramente unire. Adesso vediamo la pratica e verificheremo che la cosa è molto, ma molto, ma molto rapida e molto, molto, molto semplice. Chiaro che qui guardiamo un caso che non è incredibilmente complesso. E ho y uguale 2x alla seconda meno 4x più 3. Cosa faccio? Devo sempre ricordarmi che la sua forma base è questa. E io in questo caso, A deve essere chiaramente diverso da 0, in questo caso A è uguale a 2, quindi io adesso lo faccio lentamente, poi per voi sarà immediato, velocissimo, è maggiore di 0. E quindi questo che cosa ci dice? Allora, ci dice che il suo asse è parallelo all'asse delle Y e la sua concavità è rivolta verso l'alto. Qui praticamente solo con il capire, come vedete, ho risolto un grosso problema, nel senso che io so già
come si dovrebbe presentare. A questo punto andiamo a calcolare il dato importantissimo, quello del vertice. In questo caso specifico io mi trovo con il primo caso, quindi con abbiamo detto la concavità rivolta verso l'alto, parallela all'asse delle y, quindi mi trovo con l'asse di simmetria verticale. Quindi semplicemente mi ricordo che devo applicare queste formule, per cui, adesso qui per brevità i calcoli non li facciamo insieme, scopriremo che il risultato è 1, 1. Quindi il nostro vertice è 1, ok? Ricordiamo sempre che il delta è b alla seconda meno 4 ac. Adesso però dobbiamo fare un'altra piccola riflessione, cioè poiché l'asse è individuato da x uguale 1, e poiché noi dobbiamo scegliere almeno una coppia di punti, io basta che scelgo un x minore di 1 e un x maggiore di 1. Quindi diciamo che, anche perché è veramente semplicissima, no? Quindi scegliamo come primo x uguale a 0, quindi minore di 1, il più prossimo cioè è 0. Che cosa succede? Succede che io adesso questo lo faccio tutto per vedere perché... ricordate che bisogna assolutamente fare tutti i passaggi, ci sono molti, molti insegnanti, compreso io, che nella forma stiamo tanto, tanto, tanto attenti. Quindi y è uguale a 3. E poi invece x maggiore 1 metto il 2, quindi metto x uguale 2 e quindi con tanta pazienza me lo scrivo. E guarda caso avrò sempre 3. Quindi a questo punto io, oltre il vertice, ho trovato il mio punto A e ho trovato il mio punto B. Che valore hanno? 0, 3, 2, 3. Ok, a questo punto io in realtà ho terminato il mio lavoro. Cioè tutto è sufficiente per avere nel luogo geometrico, che è l'asse cartesiano, ciò che mi serve. È chiaro, l'ultima cosa che conviene fare è quella praticamente, oltre al fatto di avere tutti i nostri dati sempre posizionati, quindi adesso noi abbiamo 2x alla seconda meno 4x più 3, e poi di solito si fa una tabulazione che si mette a fianco. Cos'è la tabulazione? Io praticamente ho le mie x, y, ho trovato il mio vertice che era 1, 1, poi ho trovato un altro punto e un punto ancora. Ecco, diciamo che lo schemino fatto così si chiama tabulazione. Questo punto, tentando di essere il più dritti possibili, vado ad agire, ok, sul mio grafico. Quindi la prima cosa che faccio è decido un'unità di misura, prendiamo 4 perché arriviamo fino a 3, e anche qui 1, 2, 3 e 4. Ok, a questo punto noi sappiamo che abbiamo trovato un punto V, che è il mio vertice, quindi V che è uguale 1, 1. Poi so che ho trovato il punto 0, 3, questo, che è il mio A. E poi so che ho trovato qui il mio punto B, che è 2, 3. È chiaro che se avessi fondamentalmente tutti i punti fatti per bene, è chiaro che avrei più punti, cioè scusate, lo cerchiamo di fare più o meno. Ecco, aspettate che non è venuta benissimo. Purtroppo questa lavagna non mi permette la precisione, però diciamo che bene o male verrà più o meno in questo modo. Ok? Perlomeno sappiamo dove si rivolge. Ok?
Quindi, dato che ogni probabilità dovremmo fare un disegno a mano, chiaramente per disegnare la parabola, se troviamo più di un punto, è molto, ma molto, ma molto. Ok, la lezione è finita, the lesson is over, e niente, vi aspetto in un prossimo appuntamento.